Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Siamo qui oggi dopo il periodo natalizio, oggi è 28 dicembre, quindi mi auguro che tutti quanti abbiate passato un buon Natale. Siamo qui oggi ritornati a parlare un po' di calcio e soprattutto di Cagliari. Cosa faremo oggi? Parleremo un po', faremo un po' di previsioni riguardante il calciomercato in entrata e in uscita. Considerando però che in questo momento che sto registrando, il Cagliari sta già facendo diverse operazioni di mercato, sta già chiudendo a quanto pare diverse operazioni di mercato, a quanto pare sembrerebbe quasi fatta sia per Lovato dall'Atalanta sia per Calafiori dalla Roma, entrambi in prestito semestrale fino alla fine della stagione, entrambi in prestito secco, ma diciamo potrebbe esserci anche un diritto di riscatto ipotetico, non è stata ancora del tutto confermata questa voce. Poi si sta parlando anche di Baselli, quindi c'è un po' un impegno importante da parte della società per puntellare la rosa nei reparti, chiaramente dove si è vista tutta la mancanza sia di qualità ma anche di numero. Quindi staremo a vedere un po'. Detto questo, non parleremo chiaramente degli acquisti che sta facendo in questo momento il Cagliari, parleremo un po' di previsioni. Vi parlerò un po' delle mie personali cessioni, delle mie personali. Dei miei personali acquisti, ma anche dei vostri acquisti. Quindi, se chiaramente non siete d'accordo con le mie idee, oppure siete d'accordo, oppure ditemi comunque la vostra qua sotto nei commenti perché vi rispondo e vi leggo. Partiamo quindi dal portiere, dal ruolo del portiere. Ragazzi, io sinceramente in porta non toccherei nulla. È l'unico ruolo in cui non ho toccato veramente niente. Kragnjo, Radunovic, Aresti. Tre portieri in questo momento abbastanza affidabili. Kragnjo, sì, ha dimostrato comunque nell'ultimo periodo di non essere al top, sia della forma, ma anche secondo me della condizione psicologica che ecco, sta un po' colpendo tutti, vista la situazione di classifica. Kragnjo, però, ragazzi, non ce ne si può privare così a gennaio, anche considerando il fatto che rimarresti con Radunovic, c'è Aresti, sì, ma insomma, andare a ricercare un altro portiere in questo momento andresti soltanto a mettere ancora più carne al fuoco, a cercare ancora più acquisti. Tra l'altro, in questo momento, apro una piccola parentesi, il Cagliari in questo momento, insieme ad altre 6 squadre, non avrebbe ancora rispettato l'indice di liquidità. Sostanzialmente è un rapporto tra le attività e le passività di qualunque squadra di Serie A che sta più o meno a 0,6. Il Cagliari in questo momento non riesce a raggiungere questo indice di liquidità e quindi in questo momento il Cagliari non potrebbe fare addirittura il calciomercato, addirittura potrebbe rischiare il blocco del mercato. Quindi il Cagliari in questa sessione di mercato deve assolutamente vendere. Infatti dalle cessioni capirete un po' che il motivo per il quale ho ceduto diversi calciatori è questo. Partiamo però dalla difesa, infatti. Dalle cessioni partiremo appunto dalla difesa. In difesa il Cagliari in questo momento c'ha Valukiewicz che è fuori fino a marzo, Carboni, Cepitelli, Godin, Caceres e Altare. Valukiewicz, come ho detto prima, quindi rientrerà a marzo, quindi rimarrà per forza in rosa. Carboni assolutamente un perno, deve essere assolutamente il perno della difesa, così come Cepitelli che io sinceramente me lo tengo perché venderlo non avrebbe nessun senso. Gli unici chiaramente che andrei a vendere sono Godin e Caceres. Altare lo tengo come ultimo della difesa. Scusate, Godin e Caceres, chiaramente, come era stato già annunciato da Capozucca, entrambi sono stati messi fuori rosa. Sono stati messi fuori rosa per motivi a quanto pare che non ci sono ancora stati rivelati al 100%, però hanno semplicemente detto che non sono stati degni, ecco, di vestire la maglia rossoblù e quindi verranno ceduti entrambi. Con chissà quale formula, perché Caceres chiaramente è arrivato svincolato, sarà da capire se verrà rescisso il contratto oppure verrà venduto a qualunque altra squadra, mentre per quanto riguarda Godin sembrerebbe fatto invece per la rescissione di contratto. Entrambi sono due giocatori che sinceramente chiaramente per Godin in questi 2 anni, per Caceres in questi 6 mesi non hanno convinto al 100%. Soprattutto Godin chiaramente è un calciatore che sinceramente avrebbe dovuto prendere in mano questa difesa, avrebbe dovuto rendere la difesa del Cagliari un po' più solida con la sua esperienza, con la sua bravura, ecco, anche nel difendere soprattutto su spazi stretti, su spazi aperti chiaramente l'abbiamo visto, non ci sa fare molto,
Soprattutto Godin è più bravo in una difesa a 4. Qua si è ritrovato a giocare in una difesa a 3, dove ha riscontrato diverse difficoltà. In ogni caso, ragazzi, la sua permanenza qui non è stata assolutamente sufficiente. Io ho sperato, ecco, che potesse un giorno tornare il Godin, quantomeno una metà di Godin visto all'Atletico Madrid, però niente, Godin andrà via. Chi lo sostituirà non lo so, in questo momento c'è chiaramente l'acquisto in stand-by di Lovato, ci si parla di Izzo, si parla di altri difensori centrali, però chiaramente bisognerà sostituire al meglio questi due giocatori. Per quanto riguarda Cáceres, anche lui comunque qualcosa l'ha fatta vedere in questi 6 mesi, non stiamo parlando sicuramente di un difensore scarso, ha segnato anche un gol, ha fatto anche un assist, mi sembra, però non stiamo parlando di un difensore soprattutto da un punto di vista della persona vera e propria. Non stiamo parlando di un grande giocatore, secondo me. Non stiamo parlando soprattutto di un grande uomo. Cáceres, da quello che ha dimostrato anche in alcuni episodi in campo, diciamo che non sembra essere molto con la testa, specialmente in alcuni episodi. Mi ricordo chiaramente l'episodio di Bologna, nella quale si è fatto espellere con una stupidità disarmante, o anche altri episodi, nella quale comunque avrebbe potuto evitare diversi comportamenti. E poi chiaramente non stiamo parlando chiaramente di una stagione fin qui stellare di Cáceres, è una stagione normale, sì, con la difficoltà del caso, anche lui comunque è arrivato un po' al photo finish, così come Keita, che hanno un po' rattoppato tutto quanto il gruppo, ma insomma si sperava altro, diciamo, da Martin Cáceres, quindi speriamo, ecco, di cederlo a sto punto, sperando di guadagnarci qualcosa, perché magari riusciamo a trovare un offerente, riusciamo a trovare una squadra che vuole acquistare le prestazioni di Cáceres, magari mettendo anche dei soldi, e quindi speriamo bene. Ecco, si è parlato in questo momento di Cáceres in un possibile ritorno anche in Uruguay, quindi ci auguriamo questo. Passiamo poi alla fascia sinistra. Lico Giannis ed Albert, ragazzi. In questo momento sono due esterni che entrambi non hanno dimostrato granché in questa stagione, ma per quanto io conosco entrambi, chiaramente Lico Giannis lo conosco meglio perché comunque essendo un calciatore che è qui a Cagliari dal 2018, mentre D'Albert è qui semplicemente da quest'estate, inutile dire che vado a cedere D'Albert, ragazzi. Vado a cedere D'Albert perché sinceramente, a parte i primi forse primo mese e mezzo di D'Albert, dove ha dimostrato comunque di essere un giocatore di una buona con una buona gamba, con un discreto comunque discrete capacità offensive, difensivamente, ragazzi, non esiste. Un giocatore che dalle sue parti hanno bucato tantissimo, quindi sinceramente lo farei partire, anticiperei il prestito, il ritorno dal prestito all'Inter. E poi l'Inter vediamo cosa ne farà. Sicuramente non lo terrà in rosa, lo presterà di nuovo. Non lo so. Comunque, l'Albert è assolutamente da vendere. Lico Giannis lo tengo, ma chiaramente non lo responsabilizzo come titolare. Se, ecco, arrivasse Calafiori, metterei Calafiori dal primo minuto come titolare. Un giocatore che, sinceramente, da quel poco che ho visto, è un calciatore molto simile al Luca Pellegrini che abbiamo visto, no? Che in questo momento si trova in forza alla Juventus, ma è un calciatore comunque che spinge tanto, che potrebbe, ecco, anche migliorare un po' in fase difensiva, ma chiaramente ha doti soprattutto offensive, nonostante sia un terzino soprattutto da difesa 4 piuttosto che da quinto, ma può fare anche il quinto di centrocampo, quindi stiamo tranquilli. Quindi mi terrei Lico Giannis, che nel bene o nel male qualcosa l'ha fatto vedere anche in questa stagione, qualcosa, insomma, difensivamente comunque è meglio rispetto ad Albert, questo sicuramente. E poi quel sinistro, ragazzi, io credo che ci potrebbe salvare da qui fino alla fine della stagione, il sinistro di Kojannis degli anni scorsi, soprattutto dell'anno appena passato, insomma, 4 gol. Mi auguro che possa tornare quelli con Kojannis. A destra invece non toccherei nulla, Zappa, Bellanova e Faragò, che è un po' un jolly. Zappa, nel bene o nel male, qualcosa l'ha fatto vedere anche in questa stagione, ma sembra un po' essere anche lui preso un po' dalle situazioni un po' complicate
Bellanova invece sembra non sentirla questa situazione. Bellanova che si è preso la fascia destra praticamente appena è stato lanciato al primo minuto in quella partita persa 2-1 contro la Roma, dove è stato schierato per la prima volta titolare. Ragazzi, Bellanova veramente tanta tanta roba. In questo momento è uno dei punti forti, è uno dei pochi a cui dobbiamo veramente, come dire, attaccarci, perché comunque è giovane, ha la possibilità veramente di diventare forte. Chiaramente deve ancora migliorare tanto in fase difensiva, deve migliorare anche un po' con la palla al piede, della tecnica di base, però insomma, diverse partite ha fatto vedere che lui c'è e sembra essere, ecco, volenteroso di voler far bene, di voler anche salvare e dare una mano chiaramente alla casa rossoblù. Faragò invece, chiaramente, se si trova l'offerente giusto per una cifra valida, comunque io lo venderei. È da vedere comunque Mazzarri come vorrebbe utilizzarlo, se come terzino, se come interno. Faragò può fare un po' tutti quanti i ruoli, insomma, può fare il centrocampista, può fare l'esterno a destra, può fare il terzino, può fare all'evidenza anche il difensore centrale. Chiaramente, insomma, nelle giuste dimensioni, però se si trova l'offerta giusta, Faragò lo venderei volentieri. Se invece non dovesse arrivare, ce lo teniamo così, come alternativa a un po' di tutto, e magari può essere anche utile. Quindi chiaramente qui l'acquisto di un esterno sinistro, per quanto riguarda le fasce, mi sembra abbastanza doveroso. Quindi Calafiori mi sembra doveroso. Passiamo al centrocampo. Passiamo al centrocampo, unisco sia centrocampisti che registi, non mi va che, ecco, di fare la distinzione. In questo momento Cagliari si trova con Oliva, Ladinetti, Marin, Rog, Strootman, Grassi, De Jola e Nathan Nandez. Ragazzi, le cessioni qua sono due, già ve le spoilerò: una è Oliva e l'altra è Nandez. Con tutto che oggi Nandez, tra l'altro, compie gli anni, quindi auguri Nathan. Ragazzi, mi sembra doveroso che Nandez venga ceduto. Con tutto il mio malincuore, io Nandez lo venderei, perché i motivi sono diversi. Partendo chiaramente dalla sua volontà di voler andare a giocare in un'altra squadra. Lui voleva già partire questa sessione di mercato, l'ha fatto capire in tutti i modi, dal suo agente e anche dal suo comportamento, che è stato, ecco, viziato però sempre dall'agente, sia chiaro. Lui vuole andare a giocare in una squadra un po' più tranquilla, se vogliamo. Si è parlato di Inter, ma si è parlato anche di Leeds United. Insomma, si è parlato un po' di diverse squadre, di diverse possibilità per Nathan. Io credo che per una cifra anche di prestito oneroso il Cagliari lo lascerà partire. Il Cagliari in questo momento ha bisogno di soldi, ha bisogno soprattutto anche di finanziamenti per poter, ecco, puntellare la rosa. Quindi tutti gli acquisti che andranno fatti passeranno, ecco, dalle cessioni di Nandez e anche soprattutto di Godin. Non dimentichiamoci che Godin prendeva uno stipendio importante, così come lo prende tra l'altro anche Dalbert, e così come lo prendeva Caceres. Quindi in questo momento il Cagliari si sfoltirebbe un bel po' il monte ingaggi e avrebbe la possibilità, ecco, di acquistare calciatori nuovi, una ventata di aria fresca, ecco, diciamo così. Quindi partendo da questo presupposto che Nandez vuole rimanere, poi chiaramente motivi economici e anche un motivo, ecco, di, sì, sempre di puntellare la rosa. Ecco, li ho già snocciolati tutti più o meno i problemi. A destra, tra l'altro, qua tra l'altro Sansfernando lo conta come centrocampista di destra, però tecnicamente Nandez sa fare un po' tutti i ruoli. Ha giocato anche seconda punta in questa stagione, atipicamente, se vogliamo. Però c'è la possibilità di sostituirlo, ecco, c'è la possibilità assolutamente. In questo momento si parla di Baselli, ma chiaramente non è un giocatore che lo potrebbe sostituire al 100%. Ci deve essere almeno l'acquisto di due centrocampisti, a mio modo di vedere. Due centrocampisti, uno per sostituire chiaramente Nandez, e deve essere un centrocampista duttile, e l'altro invece deve essere un calciatore in grado di ricoprire più ruoli. Che in realtà ho detto più o meno la stessa cosa, se andiamo a vedere, perché centrocampista duttile e centrocampista che sa fare tutti i ruoli, più o meno la stessa cosa. Però mi spiego meglio. Vorrei un calciatore che sappia fare chiaramente gli stessi ruoli di Nandez, quindi centrocampista o magari esterno, nella maniera, ecco, più ottimale possibile, e poi un calciatore che ecco, sa ricoprire sia il ruolo di mezzala, magari, e anche il ruolo di regista. Perché
Questo perché nel ruolo di regista in questo momento abbiamo solamente Grassi. Grassi e Strootman e Ladinetti invece sono fuori entrambi. Ladinetti sta facendo il lavoro di riatletizzazione, mi auguro che Ladinetti possa essere un valore aggiunto a questa rosa. Aveva dimostrato in primavera di essere veramente un calciatore forte. Anche in prestito ad Olbia ha fatto bene. Ha perso un po' di tempo, ha perso un po' di opportunità chiaramente, però può essere un calciatore che, ecco, può essere veramente importante per il Cagliari. L'avevamo visto anche un po' in qualche spezzone nella stagione del centenario in estate. Secondo me Ladinetti può essere un importante giocatore per il futuro. Tra l'altro è della stessa generazione di Carboni, quindi più o meno quello è il livello. Per quanto riguarda invece Strootman, ragazzi, lui tornerà, non so quando, tornerà verso fine gennaio, quindi è già mercato chiuso, ha avuto quell'operazione importante al ginocchio, quindi non so in che condizioni tornerà, però chiaramente se Strootman torna, il centrocampista che conosciamo, potrebbe essere importante. Tra l'altro sia Ladinetti che Strootman possono ricoprire chiaramente sia il ruolo di regista ma anche il ruolo di mezzala. Strootman può anche fare il mediano davanti alla difesa, Ladinetti uguale, quindi insomma basterebbe soltanto l'acquisto di due centrocampisti, uno per sostituire Hernandez, che quindi sa fare i suoi ruoli, e l'altro può essere o un regista all'evenienza o comunque una mezzala, in grado di affiancare sia Marin e all'evenienza uno come Dejola, e che prenda il posto di Dejola possibilmente. Passiamo poi chiaramente all'ultimo ruolo, che è il più importante. Il discorso attaccanti. In questo momento Cagliari si trova con Gaston Pereiro, che io lo metto tra gli attaccanti, ma volendo può essere anche un centrocampista. João Pedro, Keita, Pavoletti e Setter. Da questi 5 togliamo subito chiaramente Keita, perché giustamente andrà in Coppa d'Africa. Togliamo Setter, che io sinceramente cederei, e togliamo Pereiro perché è un po' un giocatore atipico. Ci rimangono soltanto João Pedro e Pavoletti. Cosa facciamo? Considerando che Mazzarri vuole passare a un modulo con due trequartisti, quindi col 3-4-2-1, che è un modulo che sto vedendo spesso, tra l'altro, in molte squadre di Serie A, nel Verona, nell'Atalanta, comunque stiamo vedendo che è un modulo che è molto utilizzato, io sinceramente comprerei due trequartisti. Due trequartisti, o almeno uno. Almeno uno, perché dico questo? Perché in questo momento il Cagliari può tranquillamente già schierarsi con questo modulo, col 3-4-2-1, perché mettendo chiaramente João Pedro un po' indietro, Gaston Pereiro a destra e Pavoletti come punta, ma chiaramente non ci sono riserve. Quindi tu inizi a prenderti un trequartista di riserva, che nell'ultimo periodo si era parlato anche di Gaston Ramirez, giocatore svincolato che però se l'è preso il Monza, se non sbaglio. Però ecco, ci potrebbero essere altre opportunità tra i trequartisti. Chiaramente anche lo stesso Baselli potrebbe ricoprire magari il ruolo di trequartista. Si è parlato di Benassi, si era parlato di altri calciatori per il centrocampo, poi si era parlato anche di Amrabat, adesso me lo so ricordato, un giocatore che, ecco, anche lui potrebbe fare il regista, quindi attenzione. Però ecco, l'acquisto di un trequartista mi sembra doveroso, così come anche l'acquisto di una punta. Io sinceramente, come lo vedo io e come l'ho visto in questi anni, João Pedro non è una prima punta. João Pedro non è una prima punta, João Pedro è una seconda punta che gioca da prima punta, perché è un 10 che gioca come un 9, ma non è un 9 a tutti gli effetti, perché gli serve il calciatore che gli ripulisca il gioco, che in qualche modo lo metta al centro del gioco e lo metta al centro soprattutto di tutte le azioni del Cagliari. João Pedro quando tocca palla abbiamo capito che il Cagliari si accende. Quindi deve accendersi lui per far accendere tutto. Quindi metterlo in un ruolo che è la prima punta è sbagliato. Mettendolo seconda punta o trequartista, nel 3-4-2-1, con due trequartisti e una punta qui, tu metteresti in condizione João Pedro e l'intera squadra di cercare subito il brasiliano e permettere appunto a lui di creare gioco. Abbiamo capito che João Pedro è l'unico calciatore in questo momento in grado di creare gioco nel Cagliari. Quindi mettiamolo al centro del gioco, mettiamolo al centro del campo. Non mettiamolo in attacco. I gol li fa anche da trequartista, secondo me. Mettendolo dietro, tra l'altro, avresti la possibilità di fargli fare anche un po' più di assist, che ha dimostrato di saperli fare anche negli anni. Quindi io farei così.
lo metterei trequartista. Poi ti compri una seconda punta del livello comunque di Pavoletti in grado di insediarlo. E poi quando tornerà Keita, puoi decidere se tenere il 3-5-2 o fare appunto il 3-4-2-1, sempre con i due trequartisti oppure le due punte, perché avresti Pavoletti, avresti Keita e avresti un'altra punta in grado, ecco, di intercambiare, e hai la possibilità appunto di intercambiare, considerando che avresti anche lo stesso João Pedro che può farti la punta all'evenienza. Questo è il mercato che dovrebbe fare il Cagliari, secondo me. Quindi, ripetiamo, due difensori centrali per sostituire Godin e Casillas, un esterno sinistro per sostituire Dalbert, due centrocampisti, uno per sostituire Nandez, l'altro per sostituire Oliva, quindi un centrocampista in grado, ecco, di ricoprire gli stessi ruoli di Nandez, e l'altro centrocampista in grado di fare sia la mezzala ma anche il regista, una seconda punta barra trequartista in grado comunque di giocare dietro le punte, e una prima punta che deve sostituire chiaramente Keita che è partito per la Coppa d'Africa. Questo è il calciomercato che dovrebbe fare il Cagliari. È anche quello che secondo me vorrebbe Mazzarri. Mazzarri che vuole fare quel modulo, il 3-4-2-1, l'aveva espresso da sempre. Il 3-4-2-1 non vuole fare il 4-4-2. Lui 4-4-2 l'ha usato come un modulo all'evenienza, no, il modulo che gli permetteva di schierare la miglior formazione e chiaramente di mettere a disposizione della squadra le giuste tattiche. Ma non è il suo modulo. A Torino non ha fatto quel modulo, a Torino utilizzava il 3-5-2. È il suo modulo preferito, facciamo, accontentiamo Mazzarri, che a quanto pare, secondo la società, è l'unica certezza, quindi fidiamoci di Mazzarri in questo momento. È l'unica cosa che possiamo fare, ragazzi, perché Mazzarri non va via da lì. In questo momento Mazzarri non va via da lì. E niente, io con questo vi saluto, fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate voi degli acquisti e delle cessioni che ho fatto io, fatemi sapere la vostra. E niente, io vi saluto, forza, grazie di sempre, buone feste a tutti e ciao ciao.